Da un corso di cinema pensato per i ragazzi più giovani alla produzione di un documentario che racconta, attraverso interviste, veri e propri spaccati di vissuti, la storia di un quartiere di Pescara, noto alle cronache locali e nazionali. Cinema e adolescenza, realtà e web, un progetto realizzato con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo e coprodotto dal Corecom Abruzzo, Comitato regionale per le comunicazioni, diviso in più fasi. La presentazione questa mattina alla scuola media Ugo Foscolo. Il progetto è proprio centrato sui giovani, sugli adolescenti di San Donato e di Rancitelli e quindi sui nostri alunni. Ed è un progetto che vede proprio loro come protagonisti, saranno loro i mittenti della comunicazione. Si può raccontare la bellezza in ciò che viene identificato come naturalmente degradato. Ci proveranno 150 ragazzi. Il progetto sarà realizzato grazie alla rete di scuole del quartiere. Sono 5 lezioni. Ogni volta ci spostiamo nell'aula magna di una scuola diversa e i ragazzi e insieme ai ragazzi costruiremo il documentario. Mi sembrava una diminuzio arrivare qui, girare solo un documentario e andare via. La cosa più bella è invece costruirla con i ragazzi, questa avventura, costruire il racconto di questo quartiere, delle loro speranze, attraverso i loro occhi, il loro punto di vista. Non è un casting perché attori e personaggi raccontano la stessa storia senza alcuna discrepanza. Qual è il rapporto che gli adulti hanno con i ragazzi? Cosa cambia tra padre e figlio seppure uno dei due ha qualche colpa? In attesa del documentario che sarà presentato agli organi di informazione locale e nazionale, una riflessione su come le istituzioni hanno partecipato a questo evento è già un risultato che va oltre ogni parola. Sono importanti per confrontarsi, per aprirsi a nuove esperienze. Io dico sempre che bisogna lavorare sul piano culturale per migliorare sempre più la qualità di questo territorio. Dove vivere un terno alla lotteria.